Buongiorno ragazzi e ragazze, siamo a Cortina! Io mi sono appena svegliata, ecco il perché di questa pettinatura veramente imbarazzante. Ma la cosa bellissima di oggi che vi devo far vedere, vi faccio vedere ogni giorno che siamo, ogni volta che siamo a Cortina, la prima cosa che vi faccio vedere è la vista. E oggi preparatevi perché è tutto bianco! Come gatto del... è tutto bianco! Sì! Finalmente c'è la neve! Che bel panorama. E c'è anche il sole, tra l'altro. E qua c'è Pupetto, che avrete visto nel background. Ciao Pupetto. Buongiorno, Buongiorno. buongiorno. Buon pomeriggio. Patatino mio. Non bisogna svelare che io mi sono svegliata così tardi. Patatino. Com'è la temperatura fuori? Ci racconti? Allora, stamattina era meno 12. Ah, bene. Invece Quindi per te dici tiepido. no, adesso invece Perché dovete sapere che Tommaso non ha mai freddo. Col sole sarà meno 4, meno Ah, 3. beh, quindi diciamo canotta e pantaloncini No, corti, insomma. diciamo si può tranquillamente andare in giro, ecco. Ah, beh, certo, Sì, con la slitta. quello comunque. Quello comunque. Sì, bene. Adesso, visto che è già parecchio tardi, io mi faccio la doccia, mi preparo. Non so se pranziamo oppure usciamo subito. Cosa facciamo? Pranziamo o usciamo Come vuoi? subito? Non so, io non ho tanta fame. Piuttosto andare in centro. A fare un giretto, che bel panorama! Mi sono fatta la doccia, ho messo la mia nuova maglia Gucci, amo questo maglioncino, sto pensando di prenderlo anche bianco e nero con il colletto dorato. Che cosa ne dite? Che cosa ne dite? Ho sentito, perché è uno dei miei negozi preferiti qua a Cortina, purtroppo ha chiuso, ma ho sentito che ce n'è un altro che vende Gucci, che io non sapevo. Sai, Franz Kraler dicono che ha anche Gucci qua a Cortina, io non so dove, perché ne ha tipo un sacco di negozi. Quindi vedremo, vedremo oggi. Ho voglia di fare un po' di shopping, voglio vedere, voglio passare anche al negozio Chanel Vintage. Cioè ho cucinato, ho scaldato la pizza di ieri. Ieri sera siamo andati a cena ed ho avanzato questi pezzetti di pizza. Notare che la prima cosa che mangio della pizza sono sempre, sempre le bolle. Sempre, è una cosa che ho fin da quando sono piccola. La cosa più buona della pizza sono le bolle. Adesso mangio questa pizza, poi mi trucco e usciamo. Mi sono truccata e sono finalmente pronta. Oggi è il primo giorno che mi trucco dopo che ho fatto il trattamento per togliere i capillari, quelli attorno al naso che si vedevano, e dopo che ho fatto il secondo filler. Quindi oggi le labbra sono completamente sgonfie, almeno mi sembra. Ieri erano un po' gonfie, oggi invece mi sembrano a posto. Che cosa ne dite? Ho ancora un piccolo piccolo livido, non so se si vede sotto il rossetto, non lo so. Comunque sono super super contenta del risultato. E oggi, tra l'altro, ho usato per la prima volta questo rossetto opaco di Huda Beauty Liquid Matte. Il colore è Bombshell. Bombshell. E voglio vedere com'è. Quindi adesso usciamo, andiamo a fare un po' di shopping. Finalmente, evviva! Altra cosa che volevo chiedervi: ho fatto 3 o 4 shampoo tonalizzanti con lo shampoo viola. Secondo voi i miei capelli sono un pochino meno gialli? Che cosa ne dite? Secondo me dietro sono ancora un po' giallini, invece davanti sono a posto. Fatemi sapere voi. Ah, e tra l'altro volevo davvero ringraziarvi tanto, tanto, tanto. Anche Tomas vi ringrazia per i tanti. Vero, Pupetto? Sì. Si sta preparando. Per i tantissimi, tantissimi consigli che ci avete dato sulla pianta. Quindi, quella pianta io farò di tutto per salvarla. Faremo di tutto assieme. Ho capito che devo spostarla dalla finestra perché l'aria fredda non le fa bene. Ho capito che devo metterla in un posto in cui abbia un po' più di luce, ma non diretta. E ho capito che non devo bagnarla troppo. Io in realtà la bagnavo già una volta a settimana, ma forse ci mettevo troppa acqua, quindi devo bagnarla un pochino meno. E ho capito che non devo mettere l'acqua nel sottovaso. Quindi i vostri consigli sono sempre super preziosi. Quindi grazie davvero. Raccontaci questa svolta nel look, questa svolta. Non è una svolta, diciamo che Sì. avevo voglia di cambiare un po'. Ah, ecco. Dovete sapere che quando do io consigli sull'abbigliamento a Tomas, lui non mi crede e non segue quello che gli dico. Poi vede un collega. Oddio, io ho avuto un brivido. Hai avuto un brivido. Oh, mamma mia, patatone. Ho avuto un brivido marsupio. Queste sono le cosine nostre. E quando Tomas ha quella specie di brivido che fa tipo così, ogni tanto gli succedono. E io gli devo dare i baci. Questo è un nostro contratto. E poi, però, stavo tornando al discorso. No, no, adesso non distrarmi con i brividi. E perché quando io gli do un consiglio fashion non lo segue mai. Poi vede una roba di un collega e fa esattamente quello che io gli dico da 2 anni. Quindi no, interessante. E praticamente Sì. ho messo i pantaloni nelle scarpe. Benvenuto nel 2004, 2005. Ma l'avevo già fatto ogni tanto, Sì, dai. però non lo fai quando te lo dico io.
Vabbè, e quindi con questa svolta nell'abbigliamento super fashion siamo pronti. Un patatone. E voglio farvi vedere l'outfit di oggi. Ho appunto il maglioncino tutto colorato di Gucci di cui vi parlavo prima. Poi ho questa pellicetta che, se la riconoscete, se avete visto i video dei miei regali di Natale, è la pellicetta che mi ha regalato la mamma di Tomas per il compleanno. I regali di Natale, regali di compleanno. E appunto la pellicetta che mi ha regalato la mamma di Tomas per il compleanno. E sotto ho quest'altra giacca, che anche questo è stato un regalo della mamma di Tomas, che è dello stesso colore e mi tiene un pochino più calda rispetto a solo la pelliccia. Mi piace molto mettere le pellicce finte con sotto una giacca in pelle perché scaldano tanto. E poi sotto un paio di jeans, indovinate dove li ho presi? Sì, su ASOS. Gli stivaletti, che anche questi ho preso su ASOS. E poi la mitica boy bag. Sì? Ah, basta, non vuoi dire niente. Cioè, era solo per farti... vuoi raccontare del tuo outfit? Io oggi sono col giubbotto in pelle, sì, e con la pelliccia intorno al collo, sì. Invece sotto ho anche le scarpe in pelle, sì, le Timberland, e diciamo basta così. Ecco, e diciamo basta così, benissimo. Beh, pantaloni, dai. Sì. Il nostro bolide qua, la super macchina che ci porta sempre ovunque. Taratara, questo panorama meraviglioso. Ah sì, stai aspettando, io le chiavi, giusto? Le tofane. Tomas sa tutto di tutti i monti qua. Quanto sono alte le tofane? 3246 mi sembra. Ah, ammazzate. E Cortina? 1224. Vedete? Ve l'ho detto che le sa tutte. Devo assolutamente farvela vedere questa. Avevo lasciato un po' d'acqua nella bottiglietta e di notte si è ghiacciata nella macchina, lo vedete il ghiaccio? Era meno 12. Si è ghiacciata, era meno 12? Mamma mia, guarda che roba, c'è il ghiaccio, my god. Sì, adesso si è già un po' sciolta, sì. Vedi? Sì, infatti. Perché tu era sotto il sole qua in macchina. Pazzesco. E questo... Sì, si è sciolto un pochino, scioglie, sì. Però pazzesco, ragazzi. Eccoci in centro a Cortina, si vedono le piste da sci, stiamo camminando in mezzo alla strada, si vedono le piste da sci ed è tutto pieno di neve, insomma non ce n'è tantissima, però c'è, sui monti di più, ci sono già tutte le decorazioni natalizie, guarda che belle le lucine però, allora, che bella la neve fresca. Siamo stati adesso in un negozio qua che vende Balenciaga ed ho trovato gli stivali, quelli non so come si chiamano, ma li avrete presenti se siete una fashion victim. Sono quelli altissimi, super aderenti, sono praticamente una calza altissima, stivale calza neri. E adesso Tomas stava per darci il suo pensiero. Allora, questi stivali calza sono veramente belli, nel senso ti stanno veramente bene. E c'era il mio numero miracolosamente, certo, l'ultimo. Sì, infatti ci stanno bene. E basta. E basta. Ti dico ancora tante cose, ma non so se dirle adesso qua. Tipo? Tipo che... Cioè? Tipo che non so, per il prezzo che costano, diciamo che... Certo che puoi dirlo. Ok, per il prezzo che costano, diciamo, non sono neanche in pelle. Sì, è vero. Cioè, questo è un po'... c'è un elastane, ecco. Sì,
Oddio, cioè, io non ho chiesto, però si vedeva che, no, cioè, è ovvio che è un materiale tipo un cotone, cioè, elastico. Ti dico, cioè, se fosse non li ho presi, ci tengo adesso a specificare, non li ho presi, gli ho chiesto però di tenermeli da parte fino a questa sera, così se cambio idea li trovo ancora, visto che sto pulendo lo schermo, visto che è l'ultimo numero. Però sì, effettivamente Tomas ha ragione, sono un pochino troppo cari. Vediamo, adesso stiamo andando giù per il Corso Italia. Quindi tu dici sì o no? A questo prezzo no. Con lo sconto? Comunque no. Io per questi qua, se non vorrei essere così grave, cioè io dico per questi qua gli darei la metà. Ah, ecco. Cioè, diciamolo il prezzo, sono 1250. Sì. Cioè, però lui mi vuole fare lo sconto. Io gli darei la metà. E Tomas darebbe la metà. La metà, ok, ma sì, perché non sono anche in pelle. Sì, lo so. A me dà fastidio quello. Però sono belli. Sono belli, visto sì. Che belli. Sono molto proprio belli. Belli, belli, belli. Dilemmi. Stiamo passeggiando per Corso Italia. È già un po' più affollato rispetto alle settimane precedenti. Ah, adesso devo andare da Moncler, tra l'altro, a prendere il giubbotto che ho ordinato. Non è andata quella signora? Sì, ma anche da Moncler. Ok. Non ho visto queste luci così. No, sono nuove. C'è anche l'albero, ma non l'hanno addobbato ancora. Non l'ho addobbato, no. E l'abbiamo acquistato il piumino di Moncler. Sì. Yeah. Tomas si sta provando un giubbino, un piumino bellissimo. Siccome è pieno di giacche. Però ti sta veramente bene. Veramente, veramente bene. Loading, cioè la rotellina loading. E qua siamo molto indecisi. Siamo molto, molto indecisi. È vero che il prezzo è alto, ma ti sta alto, sì, anche molto, molto bene. Lo so, lo so. E questi sono i classici momenti in cui quello che ti piace è un'unica taglia, un unico modello e la tua taglia, e quindi se tu ci pensi troppo, tipo, glielo tengono da parte fino a domani e dopodiché, ciao. No, diciamo che potrebbero tenermelo anche per una settimana, però il discorso è che la prossima settimana c'è il grande weekend che ci sarà. Dell'8 e quindi. Cioè, sarà pieno di gente e sicuramente se ne va, se ne andrà. Non con te, con qualcuno. Io sono tremenda. No, dai, vedi tu. Adesso andiamo a berci una cioccolata calda, un tè caldo e ci pensi. E vediamo. Io sto ancora pensando agli stivali, che sono tanto belli, ma anche quelli troppo cari. Vediamo. In inglese si dice the stivals. Oh, the stivals? Yeah. Oh, yeah. È come si dice andiamo a bere una cioccolata. Andiams. Andiams. Bevers. Insegna ai nostri amici. Bevers. Andiam bevers. A chocolate. Chocolate, tutto il resto un po' dubbio. Il nostro inglese è fatto tanto. Dai, andiamo. Guarda che belli qua i mercatini. Non so se sono già quelli natalizi. L'anno scorso avevano le caleca al cioccolato buonissimi qua. Io però intanto il mio piumino Moncler l'ho preso e sono molto molto contenta di questo acquisto, devo dire la verità. Cosa c'è qua? Cioccolata calda. Che robe buone. Wow. Questi li avevo presi l'anno scorso, sono buonissimi. Yeah. E questi bianchi con il riso. Guarda, tre robe natalizie. Wow. Gli unicorni di cioccolata, il rossetto di cioccolata, non ci credo. Le dentiere di cioccolata. Guarda, c'è anche la principessa Belle. E questa chi è, Cenerentola? Belle e Sebastian. No, vi prego, i fidget spinner in cioccolato. Gli orologi i fidget spinner. Ti prego, l'iPhone in cioccolato. Guarda qua il finto Emmental. Oddio, il micio. È tipo Garou Rember, questo è tutto bianco? No, tutto nero, un po' bianco. E gli scarponi da sci. E gli sci. No, è questa Cenerentola. Però il più bello secondo me è l'unicorno. L'unicorno è il più bello. Guarda i gattini. E le borsette, le scarpe. Fiocco di neve. Snežinka in sloveno. Lezioni le scarpe da calcio. Che forte, però bravi. Anche la palla, cioè sì, bravissimi devo dire. Qua che cosa c'è? Qui hanno decorazioni natalizie.
bella. E qui hanno invece ciabatte, portachiavi, cappelli, sì. In nostra lingua, the chabats. The chabats. Yeah. E poi dice yeah. Tu ti rendi conto che stiamo insegnando l'inglese peggiore al mondo? Yeah, that's all. Ah, that's all. Ah, questo è giusto. Ah, bene, bene. Cosa facciamo adesso? Andiamo a bere un tè caldo e pensiamo ai miei stivali e tu al tuo giubbino? Cosa dici? Meglio non pensare troppo. Mi piace perché Tommaso è come me per quanto riguarda lo shopping. È proprio la mia anima gemella. Tommaso si è già avventato sulla cioccolata calda, che qua è buonissima, con la panna. Tommaso prende sempre la panna. Io invece ho preso il tè caldo ai frutti rossi, però questo è tè nero. Forse lo cambio, non voglio tè nero. Comunque ho preso un tè caldo bavarese alla fragola e Tommaso ha preso la meringa. Ok, l'ho cambiata ed ho preso un tè deteinato alla vaniglia. Io e Tommaso ci mandiamo i messaggini anche quando siamo insieme. E adesso mi sta mandando tutti i topolini possibili, perché sapete che lui mi chiama Mishka e vuol dire topolino. Però adesso mi ha mandato tipo la pantegana, il ratto, il koala. Ogni tanto mi manda il koala. E io invece, che lo chiamo patatino, gli metto il simbolo e la patata. Notare come l'ho salvato io nel cellulare, Tommaso Puppetto. Puppetto. Cuno ha fatto shopping. Oh. Fa vedere sta borsa qua. È più grande di te, come la tua. Sì. Sì, ci hanno regalato anche la scatola di cioccolatini. Sei contento? È bellissima. È bellissima. Perché? 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 Oddio, già ride. Perché? Oddio, già ride. Hanno lasciato la scatola di cioccolatini? Perché? Perché abbiamo speso tantissimo. Mi pare di sì. Diciamo che i cioccolatini sono una un ringraziamento. Una risatina. Una risatina? Tipo ok. Tipo, peccato finalmente che il mio negozio Chanel Vintage, che vende le cose vintage, è chiuso. Ma aprirà prossima settimana, così ci hanno detto. E non ci resta che andare verso l'altro negozio dove c'è Saint Laurent, perché ho deciso di non prendere gli stivali. Non voglio prendere gli stivali per adesso. Però prendo la t-shirt Saint Laurent che ho visto, perché qua costa meno che sul sito Saint Laurent. E quindi, visto che già la tenevo sott'occhio, in più mi fanno lo sconto. Quindi voglio assolutamente prenderla. Alla fine ho preso sia la maglia, sono piena di borse, e ho preso sia la maglia Saint Laurent che un'altra felpa di Balmain. Molto molto carina, sono contenta. Ci abbiamo messo delle ore nel negozio perché per fare la fattura ci voleva un sacco di tempo. E adesso andiamo al supermercato a prendere le patate da fare al forno. Ah, la sì, tua cosa sì preferita. Sei sì contento che oggi mangiamo le patate al forno, che a casa sono finite? Sì. Patatone. Siamo tornati a casa, adesso ci mettiamo comodi e poi prepariamo la cena, visto che è quasi ora di cena, sono le 8. In realtà il signore del botteghino era già chiuso, ma ci ha fatto comunque la cortesia di venderci un sacco di patate. Poi ho preso il cucciolone, i gelati. Non so se vi ho fatto vedere, ma abbiamo anche decorato la casa. Quindi adesso c'è atmosfera natalizia. Qui abbiamo sempre questo alberello in legno con tutte le decorazioni in legno con la stellina, e poi altre decorazioni sono questi fiocchi di neve che sono bellissimi. Penso che questi siano la mia decorazione preferita qua, questi fiocchi di neve sulle finestre, li abbiamo anche in camera. E poi c'è anche, questa è una new entry di quest'anno perché l'anno scorso non c'era, e questi li avessi tutti la mamma di Tommaso. Abbiamo l'alberello di Natale, sì!
che bello, poi c'è un sacco di atmosfera natalizia e oggi potremo anche accendere di nuovo la nostra candela Fireside Treats. Questa l'avevo presa io tipo 2 anni fa e la usiamo solo a cortina, ogni tanto la accendiamo. È buonissima, sa proprio di marshmallow che si sciolgono al calore del fuoco, è fantastica, ma molto invernale, quindi la usiamo solo d'inverno. Quindi adesso mi cambio. E poi finalmente facciamo le patate al forno, le preferite di Tomas. Ho appena visto che questa sera c'è il film natalizio con Danny DeVito, adesso non mi ricordo il titolo ma è bellissimo quel film, quindi lo guardiamo sicuramente. E nel frattempo stiamo preparando le patate. La nostra catena di montaggio funziona così: io pelo le patate e Tomas le taglia a pezzetti e le mette nell'acqua salata. Dopodiché, quando abbiamo finito, prepariamo la teglia e le inforniamo e poi ci metteremo vicino anche il pollo. Non so mai come prepararlo, ma penso che ci metterò un po' di olio, rosmarino, un po' di sale, lo bagno per bene e poi lo mettiamo vicino alle patate. Abbiamo insaporito il pollo con dell'olio d'oliva, del rosmarino e un pochino di sale e lo abbiamo mischiato per bene, insomma. E poi abbiamo preparato l'insalata invece per Tomas con i pomodorini e le patate. E sì, le patate sono già in forno, ci vorrà circa una ventina di minuti. Ecco pronta la pappa, ci sono le patate al forno e il pollo. Abbiamo finito di cenare, abbiamo visto il film che era bellissimo, ho fatto una specie di miracolo per riuscire a far stare la videocamera alla ferma perché volevo ancora chiacchierare un po' con voi prima di andare a dormire e sono venuta in bagno a struccarmi, quindi adesso devo tra l'altro cercare un elastico per capelli che ovviamente non ho prima di struccarmi. Ok, l'ho trovato, ce l'abbiamo fatta. E adesso finalmente vado a togliere il trucco. Non c'è sensazione più bella la sera, anche se non ho mai voglia di struccarmi, però è bellissimo sentire la pelle respirare e andare a dormire con il viso pulito. Non so poi se vi interessa anche sapere, non so se devo guardare la videocamera là o la videocamera nello specchio, non so se vi interessa anche sapere i prodotti che uso. Comunque ho appena finito l'acqua micellare della Collagenil e adesso sto usando il Remove It Oil Free Makeup Remover di Benefit. Ho già usato tipo 10 di queste confezioni, quindi so che amo questo prodotto, ma in realtà questa confezione sto per aprirla in questo momento. Pettinatura come al solito è pazzesca. E comunque sono super contenta di aver iniziato con i vlogmas e oggi è sabato, quindi oggi non ho caricato un video ma ne ho già uno pronto per lunedì e oggi ho già filmato un altro vlog che caricherò martedì, quindi sono già 2 giorni avanti. Yes, perché quando ho cercato negli anni, da quando sono su YouTube, di darvi una schedule, un'agenda di video, tipo dirvi come fanno in molti, ah io lunedì, mercoledì e giovedì caricherò video, io ci ho provato, poi alla fine caricavo video in altri giorni, cioè io non ce la posso fare, la mia creatività, diciamo così, non riesco a metterla cioè programmare in questo modo, non lo so, mi piace essere un po' più spontanea, ma non che chi programmi non è spontaneo, è che proprio io non riesco, non so perché, e quindi però sto cercando di appunto, ho proprio paura di non riuscire a dirvi, cioè non, oddio mio, cosa sto dicendo, non si capisce niente, ma praticamente ho sempre avuto paura di dirvi ok, da lunedì al venerdì ci sarà un video nuovo ogni giorno e poi ho sempre paura di non essere capace di mantenere la promessa, quindi dita incrociate, veramente ci provo a ad essere regolare con i vlogmas e a caricare un video al giorno dal lunedì al venerdì e, ma con il fatto che registro i vlog mi sta riuscendo semplice, almeno così sembra, perché adesso che so che vi piacciono tanto i nostri vlog, che vi divertite a stare con noi, così a far parte della nostra vita, a seguirci nelle nostre giornate quotidiane, mi fa super piacere ed è anche più semplice riuscire a stare, insomma, da lunedì al venerdì a fare un video ogni giorno. Comunque, oggi è appunto sabato, domani è domenica, quindi niente video e da lunedì poi si comincia. Spero che vi piacciono i vlog, sono troppo contenta di riuscire a filmarli. In realtà volevo ancora dirvi qualcosa, ma appena accendo la videocamera mi dimentico di tutto come al solito. Ah, poi in tantissimi mi state scrivendo che volete assolutamente la ricetta del semolino con il galak, con la cioccolata della nonna di Tomas. Io non so darvi la ricetta perfetta perché è appunto una ricetta sua, quindi non so dirvi i segreti di questa ricetta. So dirvi che quello che mi ha detto allora è che il semolino è fatto con il latte, non con l'acqua ma con il latte,
E mi avete chiesto se ci aggiunge lo zucchero. Non credo, perché non è dolce il semolino in sé, però lo zucchero ovviamente viene dato dal cioccolato che andiamo a metterci dentro, quindi non credo proprio che sia zuccherato, questo so dirvelo sicuramente. E poi basta. E poi che dovete metterci la cioccolata che si scioglie all'interno, ecco, questo è quanto. Provate. Ah, in tantissimi avete detto che andate a comprare gli ingredienti. Una ragazza mi ha scritto: domani vado a comprare gli ingredienti, ci provo. E altre ragazze mi hanno mandato la foto del semolino con la cioccolata all'interno. Siete pazzeschi, veramente. Una cosa però adesso voglio sapere se vi è piaciuto, quindi scrivetemi se vi è piaciuto assolutamente. E tra l'altro, quando siamo tornati dalla nonna di Tomas, le ho detto che siete tutti super entusiasti della sua ricetta del semolino con il cioccolato, ed era contentissima, e vi ringrazia. Mi piace leggere i commenti e rispondervi in diretta. Tra l'altro dovrei fare un question and answer video, che tanto che non li faccio, ma magari facciamo una diretta il prossimo sabato, così per mettere un video in più alla settimana. In tantissimi mi chiedete dove ho preso i fiori, quelli che trattati durano un anno, le rose. Sono rose vere? Sì, profumano come rose vere, sono rose vere a tutti gli effetti, solo che appunto le trattano in modo da farle durare un anno almeno, perché hanno garanzia un anno. Sto parlando delle rose che ho sul mio comodino a Trieste, e le ho prese su un sito che si chiama Venus et Fleur Fleur. E non sto facendo pubblicità a questo brand, sia chiaro, semplicemente le ho comprate perché mi piace un sacco avere sempre le rose fresche, però vi devo dire anche che hanno un costo molto alto, vabbè che durano tanto, se sommate praticamente avere le rose fresche ogni giorno per un anno, più o meno quello è il prezzo che ti viene fuori, però sono molto contenta dell'acquisto, sono molto belle da vedere e profumano sempre di rose fresche, il che è fantastico, e le fanno in tantissime altre colorazioni, in realtà anche multicolor, sono bellissime, ma ci sono anche tantissimi altri siti che le fanno, adesso non mi ricordo come si chiamano, ma hanno proprio un nome, sono delle rose, boh, non mi ricordo, comunque esistono di vari marchi. Altra cosa che mi chiedete tantissimo è dove ho preso i cuscini sul letto che abbiamo appunto sul nostro letto a Trieste, e quelli li ho presi tutti da H&M Home. Andate a dare un'occhiata da H&M Home perché ha delle cose carinissime. Ah, una ragazza mi ha scritto che ha provato il semolino con il cioccolato ed era buonissimo. Sono molto contenta, sto ringraziando la nonna per la ricetta. Grazie, carina. Altra cosa, mi raccomando, quando mi incontrate per la strada salutatemi, venite a fermare me, a fermare Tomas. Molti di voi incontrano Tomas tipo quando va al lavoro, la mattina, quando torna, vi prego assolutamente salutateci, a noi fa tanto tanto piacere, anche se siamo in compagnia di amici, davvero, veniteci a salutare perché ci rallegrate la giornata, non solo voi lo dite a noi, no? Voi lo dite a me, ah, mi hai rallegrato la giornata, è stato un sogno incontrarti, però anche voi rallegrate la giornata a me quando mi fermate e mi dite che vi piacciono i miei video, che insomma volevate incontrarmi, ecco, quindi tenete sempre a mente questo, non è solo per voi un piacere incontrare me, ma lo è anche per me, o soprattutto per me comunque, perché per me è una grossa, cioè è un orgoglio per me vedere che vi fermate, mi ringraziate, mi salutate o volete farvi una foto con me, quindi assolutamente non scrivetemi poi no, io mi vergognavo troppo di fermarti perché non lo so, non volevo disturbarti, cioè come pensate di disturbarmi, rendiamoci conto, io filmo le mie giornate praticamente quotidianamente e condivido la mia vita con voi, quindi come potete pensare di disturbarmi, cioè per me è la cosa più naturale al mondo parlare con voi, quindi assolutamente venite ad incontrarmi. Un sacco di ragazze mi chiedono se farò altri incontri, lo spero davvero, io quando ho la possibilità li organizzo assolutamente, quindi sicuramente se ho possibilità di venire in tutte le città, anche in quelle in cui non sono mai stata, purtroppo non dipende da me, ma se ho la possibilità assolutamente sì, io vengo ovunque per incontrarvi. Ora ho struccato il viso, potete vedere che da questa parte non si vede più niente dei capillari, invece da questa parte ne avevo molti di più e mi si sono formate tipo delle mini mini crosticine, quindi anche oggi quando l'ho truccata secondo me un po' si vedevano, ma non avevo con me un correttore super coprente in modo da coprire completamente, ma non mi dà fastidio, tanto passerà. E un'altra domanda ho letto adesso, mi avete chiesto come mai porto l'apparecchio. Allora, porto l'apparecchio perché è una storia un po' complicata in realtà, non è tanto per raddrizzare i denti, vi spiego. In realtà si sono resi conto
gnatologo, gnatologo, penso si chiama gnatologo, si è reso che sono quelli che praticamente si occupano del morso della bocca, una roba del genere, boh. Comunque si è reso conto che io ho la mandibola spostata molto di più a destra, cioè quindi è tipo spostata a destra, non si nota, a meno che uno non vada proprio a guardare, eccetera, a misurare, boh, però ho la mandibola spostata verso destra e questo anni fa mi causava un fastidio all'estremità della mandibola, non indifferente, e ho girato parecchie persone, parecchi dentisti, prima che appunto un gnatologo si rendesse conto di qual era il problema e mi ha appunto creato questo apparecchio speciale che mi blocca la mandibola e non me la fa andare verso destra in modo da correggere il tutto. E allora ho messo la crema occhi It's Potent di Benefit, notare il mini size da viaggio, io amo i mini size da viaggio, e ora questa in realtà non ce l'ho in mini size da viaggio, ma ho quella di L'Occitane che avete visto nel video. Questa è la P1, il mini, e questa in realtà l'ho riempita con un'altra crema perché sono troppo comodi questi mini size. Adesso vado a stendere la Jelly Sleeping Mask, che è una maschera idratante che stendo solo la sera prima di andare a dormire, di Dior. Mi trovo molto molto bene con questa maschera, anche se siccome ha profumo non dovevo stenderla sui capillari, per quelli ho una crema apposita. Comunque adesso con la routine skincare abbiamo finito, lavo soltanto i denti, metto l'apparecchio e vado a nanna. Ragazzi, Tommaso sta già dormendo, io l'apparecchio non riesco neanche a parlare, quindi vi do la buonanotte, a domani.